Ciao Emanuele, sono Davide, ho 25 anni. Spesso a letto con i ragazzi mi sento a disagio perché penso che il mio anno sia troppo largo. Finisco per sentirmi in colpa e a volte anche per essere giudicato dal partner. Come posso fare a viverla più serenamente? Davide a dimostrazione di come il mondo sia vario, comincio dicendoti che io ad esempio preferisco. Mi piace non incontrare alcuna resistenza, cadere dentro. Una nota marca di tonno in scatola, tu ora sei un po' giovane, forse non ricordi, diceva il tonno che si apre con un grissino. Ecco, questo a me piace, venire accolto dalle suggestioni innevate del traforo del Monte Bianco. Ma anche accettando che per molti possa non essere così, ti direi che vale il ragionamento che faccio sempre in relazione a caratteristiche considerate desiderabili, come possono essere le dimensioni del pene o lo status economico. Dove nessuno, comunque poche persone, sognano un partner affetto da micropenia o in uno stato di indigenza tale da non poter mai uscire a cena la sera. Poi abbiamo una minoranza che pone degli standard come eh, qualità necessaria, quindi, se non hai un determinato status sociale, non escono. Con te o sotto i 20 centimetri, non fanno sesso con te, ma poi abbiamo la maggioranza, che magari preferisce insomma, che ci sia della sostanza, ma fatto sta che poi si guarda al suo insieme. E il sex appeal non è fatto solo da mere caratteristiche fisiche, è fatto soprattutto dalla sicurezza in se stessi. E mi sembra di capire che sia un po' quella, in questo caso, che a te manca. Ti do poi un altro input: tu usi parole come vergogna, giudizio da parte del partner. Immagino che il giudizio eh, sottintenda l'idea che tu possa aver avuto tanti partner. Riflettiamo però sul fatto che se tu questi partner li avessi avuti, reali o presunti, con un ruolo attivo, questo giudizio non verrebbe messo sul tavolo. Vieni giudicato perché hai avuto un ruolo passivo. E questa, Davide, è misoginia. È misoginia traslata in ambito omosessuale. Si ipotizza che perfino l'omofobia sia almeno in parte un derivato del sessismo, perché in una cultura in cui la donna è inferiore, un uomo che a letto riceve il sesso insertivo e che quindi fa quello che farebbe una donna sta tradendo il suo genere, si sta abbassando, mentre un omosessuale, che quantomeno ha un ruolo attivo, conserva parte della sua dignità. Quindi Davide, per quel poco che posso fare con un video del genere, io ti invito a liberarti di questo giudizio, di questa omofobia interiorizzata e soprattutto a non far coincidere te stesso, il tuo corpo, con una parte del tuo corpo. È un dettaglio anatomico che può essere utilizzato in tanti modi divertenti. E poi chissà, forse non è il tuo ano essere troppo grande, ma è il mondo che è troppo piccolo. Sei destinato a grandi cose e il tuo ano è qui per ricordarcelo.